Salve a tutti Mass Effect fans e ben ritrovati nel nuovo episodio di Mass Effect e oggi andremo appunto a raccattare Mordin Solus, questo scienziato che ci aiuterà con i suoi marchi ingegni strani, ci darà una mano nelle missioni a venire. Nella scorsa puntata abbiamo fatto un giro della nave, abbiamo parlato con i vari personaggi con cui andremo ad affrontare le missioni successive. Era un episodio opzionale, tra virgolette, chi lo vuole se lo recupera qua in alto. Ma comunque sia, questo episodio non esce lunedì, ma esce oggi, giovedì, perché appunto nella scorsa puntata non abbiamo fatto niente se non girare per la nave. Per questo motivo mi sembrava brutto far aspettare una settimana se quell'episodio lì non abbiamo fatto niente. Quindi, questa settimana doppio episodio. Andiamo. Aprisci la mappa. Recluta Arcangel, recluta il professore, recluta il veterano. Praticamente ci abbiamo tre missioni tutte nello stesso punto. Veterano è Zahid, il professore che è Mordin Solus e Arcangel. Ok, entro nell'orbita. Omega, attracca. Se vi sembra una forma abbastanza particolare, Mass Effect 3 c'è la DLC in cui andremo effettivamente nelle viscere di Omega, ed è spettacolare. Allora, è difficile la scelta, quale personaggio potrò scegliere? Allora, aggiungi, vai. Per questa volta prendo questi due personaggi. Allora, munizioni incendiarie, carica. Autocarica colpisce con forza maggiore, no, supremazia offensiva, salute 10, armi più 6, tempo di ricarica più 6, punteggi eroe rinnegato più 40%. No, senti, questa volta andiamo con le munizioni incendiarie. Poi vedrete perché. Punti 2, ufficiale di Cerberus, avevo detto che gli avrei settato questo punto al prossimo avanzamento. Mentre te, munizioni incendiarie, attrazione, vai. Mi può tornare comodo quel potere. Le armi le avevo cambiate già nel precedente episodio, che vi avevo detto che nelle armi, quelle pesanti, io ho le DLC e ce ne sono due aggiuntive. E in questo caso quella che spara i buchi neri. Benvenuto su Omega. Sei nuovo, vero? Lo capisco sempre al volo. Permettimi di... Oh, salve, Moklan. Stavo solo... Thargoth. Sparisci. Subito. Certo, Moklan. È tutto quello che vuole lei. Maledetti avvolto. Benvenuto su Omega, Shepard. Sai chi sono? Certo. Ti abbiamo individuato nel momento stesso in cui sei entrato nei sistemi Terminus. Non sei discreto come pensi. Aria vuole sapere cosa ci fa uno spettro morto su Omega. Ti suggerisco di andare subito all'Afterlife e presentarti. Ci andrò quando mi pare. Parlerò con il tuo capo solo quando sarò pronto. Allora ti conviene esserlo. Nessuno fa aspettare Aria. All'Afterlife. Subito. Sì. E Aria aspetterà che non sempre sia quello che si vuole. Dai bassi fondi dove il dottor Mordin Solus gestisce la clinica. Prevedo resistenza alla stazione di transito. Inoltre ho avuto accesso ad alcuni messaggi tra mercenari riguardanti i piani per eliminare Archangel. Il centro di reclutamento vicino all'Afterlife potrebbe avere informazioni a riguardo. Ok. Allora, qua c'è Zahid Massani. Chiudi la bocca. Personalmente io ve lo dico, è un personaggio che a me non piace molto, però fa parte di una DLC e boh, tiriamolo su, dai. Ti prego, devi aiutarmi. Nessuno ha detto che potevi parlare, carogna. Quanto mi fanno schifo i Batarian. Sì, sono io. Tu devi essere il comandante Shepard. Mi
Mi dicono che abbiamo una galassia da salvare. Il mio contatto mi aveva parlato di una persona, non di due. Un delinquente Batarian. Ha pestato i piedi a qualcuno di abbastanza ricco da assoldarmi. Mi ha persino pagato per riportarlo indietro vivo. Ti prego, non sono stato io. Ti ho detto di chiudere la bocca. Ha cercato di sviarmi per inseguirlo nei sistemi di mezza galassia. Pessima idea. Questa gentaglia si rifugia sempre su Omega. Che relazioni hai con Cerberus? Semplice. Cerberus mi paga un mucchio di soldi per aiutarti nella tua missione. Questo è tutto. Pochi mercenari accetterebbero una missione suicida in cambio di soldi. La maggior parte dei mercenari non riceve offerte come quella che mi ha fatto Cerberus. Questa missione non sembra propriamente una passeggiata, ma il tuo uomo misterioso sa muovere parecchi crediti. Va pure a sistemarti sulla Normandy. D'accordo. Andrò a mettermi comodo. Immagino che l'uomo misterioso ti abbia informato del nostro accordo. Che tipo di accordo? Ho trovato una missione qualche giorno fa, poco prima che Cerberus mi reclutasse. Ho pensato che poteva interessarti. Hai mai sentito parlare di Vido Santiago? È il capo dei Sole Blu. Gestisce l'intera organizzazione. Recentemente sembra che abbia conquistato una raffineria della Eltfel Ashland su Zoraia, usando gli operai come manovalanza. La compagnia la rivuole indietro. Ce ne occuperemo se sarà possibile. La missione ha priorità assoluta. So che hai un pesce più grosso da prendere. Per questo vorrei occuparmi il prima possibile di quest'altra faccenda. Farò meglio a consegnare questo prima che inizi a puzzare. La prossima volta che dovrai uccidere qualcuno, sarò pronto e disponibile. Non mi piace neanche la missione che dovremo fare con Zaid Massani. Poi quando ci arriveremo capirete perché. Allora, gustiamoci Omega. Sentite già il casino, la musica. Shakera, baby, shakera. Allora, Omega, un vero letamaio. Almeno qui non si corre il rischio di distrarsi. In passato sono già venuta qui per certe questioni. Oltre alla solita decontaminazione, poi sento il bisogno di farmi una doccia. Cioè, questa fare questo sparti traffico, tra virgolette, sparti fila, mi fa giusto ridere. Tre in fila, io passo di qua, vado in tasca a tutti. Fammi entrare. Aria mi sta aspettando. No. Seccato. Se ti stessi aspettando, saresti già dentro. Ecco. Vabbè, entriamo. Quanto sono qui che aspetta? Fammi entrare 10 persone. Indifferente. Erano persone importanti. Che vogliono questi? Cosa stai guardando? Un uomo morto. L'uomo a cui rovinerò la giornata. Io non cerco guai. Forse io sì. E forse ti conviene sloggiare prima che ne procuri anche a te. D'accordo, d'accordo. Tanto ho delle cose da fare. Forza, andiamocene da qui. Cinque rinnegato, bene. Ci hai provato. No, fa male questo punto qua. Fa male alla crescita. Quanto vorrei essere questo Turian, guarda. Ok, basta. Ah, il brandy! Acquista! A me! Ok, qua... praticamente diamo il via alla missione di Archangel, però in questa missione ci occuperemo soltanto di Mordin Solus.
quindi dobbiamo andare di qua. Sì, era di qua. Se vuoi parlare, parla con Aria. Eccola. Non fare un altro passo. Immobile. Col cavolo. Provaci ed esaminerai l'interno del tuo colon. Sarei quasi disposto a pagare per uno spettacolo simile. Ma non hai scelta. Se vuoi parlare, devi lasciarti esaminare. Non dovevi fare altro che chiedere. Non te lo stavo chiedendo. Ho sentito che bisogna rivolgersi a te se si hanno delle domande. Sono puliti. Puliti poi da cosa? Non si sa, comunque. Dipende dalle domande. Sei tu che gestisci Omega? Sono Omega. Lo dice anche lo stemma dietro la casacca, quindi. Ma tu vuoi di più? Tutti vogliono sempre di più e vengono tutti da me. Sono il capo, il direttore e la regina, se sei incline alla drammaticità. Non importa. Omega non ha sovrani riconosciuti e ha una sola regola. Mai contraddire Aria. Non ha sovrani riconosciuti, ma tutti hanno paura di Aria. Cioè, è un po' contraddittoria la cosa, comunque. Anch'io regole simili. Sembra che odiamo entrambi venire sottovalutati. Se fossimo sulla tua nave, conterebbe qualcosa. Qui conta quello che dico io. Dunque, cosa posso fare per te? Mordin. Sto cercando Mordin Solus. Sai dove posso trovarlo? Il medico Salarian. Da quanto ne so, stava aiutando le vittime dell'epidemia nella zona di quarantena. Mi è sempre piaciuto, Mordin. È tanto probabile che ti guarisca quanto che ti spari. Ecco allora perché c'è una scansione, perché c'era l'epidemia in corso. Stupido. Cosa sai dirmi di lui? Faceva parte della squadra operazioni speciali Salarian. È geniale e pericoloso. Non farlo parlare, una volta che inizia non smette più. Se hai davvero bisogno di vederlo, prendi una navetta per la zona di quarantena. Naturalmente, non è detto che ti lasciano entrare. Dimmi come hai fatto a conquistare il potere. Questa è un'informazione troppo riservata. Ho molti amici e nemici che tengo a varie distanze. Tu non sei fra questi. Vedremo quanto ti dimostrerai utile. In breve, fatti i dannati affari tuoi. Una scansione e veniamo subito agli affari? In genere la gente è più interessata alla mia identità. La tua morte è stata minimizzata, ma di certo non è un segreto. Dovevo assicurarmi che fossi tu. Avresti potuto essere chiunque, qualunque cosa. Qualunque cosa tu voglia, lo scoprirò presto. Sono curiosa, ma a Omega non importa niente di te. Forse tornerò più tardi. Forse mi troverai qui. Bene, bene. Allora, entra nella zona di quarantena. La zona di quarantena. Eccola qua. Devo tornare fuori. Sì, ok. Andiamo, fammi entrare. Apex Omnitus. Quindi era già in produzione Mass Effect 2 l'Omnitus. Ok. Questo qua, profeta pazzo. La fine è vicina. Gli umani sono una sventura. La purezza galattica. Oh signore, tu sei una sventura. E tu, umano.
È inutile lamentarsi, umana. C'è un'epidemia. Nessuno può entrare o uscire. Non puoi lasciarmi qui fuori, io vivo lì dentro. Ti sto facendo un favore, umana. Se ti lascio entrare, le guardie ti faranno fuori. Non potete farmi questo. Tutto quello che possiedo è in quella casa. Ti ho detto di andartene, umana. L'intera zona è in quarantena per via dell'epidemia. Non entra nessuno. Appunto, sono umana. Noi siamo immuni all'epidemia. Lasciami passare prima che gli sciacalli mi rubino tutto. L'epidemia può contagiare tutte le specie. Non possiamo rischiare. Nessuno può passare finché la zona non sarà sicura. Nei bassi fondi c'è un Salarian di nome Mordin Solus. Devo andare laggiù a cercarlo. Il dottore? Qualche mese fa quel pazzo furioso ha aperto una clinica nel quartiere. I Sole Blu non erano molto contenti del suo arrivo. Dicono che Mordin stia cercando di contrastare l'epidemia. Nel frattempo, però, dobbiamo mantenere la quarantena. Dobbiamo aspettare qui finché l'epidemia o i Sole Blu non uccideranno tutti. Poi dovremo entrare e ripulire tutto. Io entro. Guardami bene negli occhi. Ti sembro uno sciacallo? No. Esatto. Ora vado dentro. Ucciderò tutti gli sciacalli che trovo e anche chiunque cercherà di ostacolarmi. Chiamerò le guardie. Loro ti faranno entrare subito. Ehi, perché loro li lasci passare? Maledetto bastardo. Tu non hai un lanciagranate, umano. Ecco. Sparisci. Beh, in teoria non ce l'avrei nemmeno io il lanciagranate. Ho un lanciabuchi neri. All'epidemia. Allora, vabbè, prendiamo Zaid, dai, stavolta. Zaid e Jacob. Jacob mi serve per... No? Sì. Mi serve per gli attacchi biotici. Colpo stordente, abbastanza utile. Allora, acquista grado. Munizioni sgregatrici, questo serve. Mercenario. Tanto andrei giù come un sacco di patate, quindi munizioni disgregatrici. Andiamo. Zahid, che armi c'hai? Fammi vedere. Quelle di base. Va bene. Allora. Qua ci saranno nemici organici, quindi munizioni. Munizioni incendiarie. E tu quelle disgreganti. Ok. Elemento ricevuto. Oh, permesso, eh. Cominciamo già a stare nel mezzo. Si corre con spazio. Cioè, infatti mi ricordavo qualcosa di quel tipo. Si può andare di là? No. Si corre con spazio! Cento crediti, ok. Ci sono queste guardie. Punto di controllo. Buona fortuna. Le Blu e i Vorcia sparano a tutto quello che si muove. Abbiamo compagnia. Carichiamoli. Ah, c'hanno gli scudi, è vero. Però adesso schianti. No. Esatto. Dov'è quell'altro? È stato un percolo. Hanno lasciato i cadaveri in mezzo alla strada. La più semplice forma di controllo dell'epidemia. Impilare i corpi in strada e bruciarli, eh. Terminale bancario. Sì, ma lo so come funziona. L'ho già fatto vedere nell'altro episodio. Allora,
Il verde nel mezzo. E il blu in cima. Eccolo qua. Tac. 5.000 crediti. Bene, bene. Vittima Batarian. Quanto odio Batarian. Un umano. Dovevo immaginarvelo. Siete stati voi a infettarci con questa epidemia. Ora non hai neanche la decenza di aspettare che io sia morto prima di venire a rubare le mie cose. Devo trovare Mordin Solus. Gli umani che cercano nuovi simpatizzanti. Spero che i Borcia spazzino via Mordin e la sua clinica. Spero che tu... Spero che tu sia... Non riesco... Chiederemo qualcun altro. Andiamo. Andiamo avanti. Bypassiamo la porta. Cosa c'era, qualcosa di interessante dietro? Allora, cintura con cintura. No. Questo è difficile, cavolo. Siamo già a metà. Ok, questo con questo. Questo con questo. No dai, forse ce la faccio. Sì, ce la facciamo, ok. Esci. Cosa c'era qua dentro? Allora, data per resiste. Ok, proseguiamo. No, c'è pieno di gente qua. No, mi sa tanto che qui mi servirà questo. Sì. Allora, non cominciate ad andare dove vi pare. Buon viaggio. Ecco fatto. In arrivo. Bene. Sto arrivando. Vai. No. No, bestia. Vieni. Mancato, come ho fatto a mancarlo lì? Ah, ok, doppio colpo. No, bestia, ce n'è ancora uno. Ok, morto. No! Cosa? No, 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 scherzavo. Sì, qualcuno qui per favore, eh. Bestia, così. Ah, ok, una nuova arma. Ok. Questo fucile io lo detesto. Io l'ho sempre odiato in tutti i giochi in cui si spara il fucile a raffica, li ho sempre odiati. Ta 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 ta. Va a cacà. Ok ragazzi, questa parte sarà particolarmente impegnativa, quindi parlerò poco perché sarò concentratissimo. Corre in copertura. Abbiamo compagnia. Vai.
Facciamo fuori il Warren. Ci arrivano i colpi laggiù. Senti. Siamo a muore. È mortale. Ah, ecco. Così. Esatto. Allora, adesso dovrebbe spuntare un Krogan, se non ricordo male. Piromane? Ah sì, i piromani, anche questi come li odio. Vai. Ragazzi, avanzate. Ricevuto. Ok, direi che è il momento di provare lo sparabuchi neri. Ditemi voi che cosa ne pensate di quest'arma. Personalmente è troppo lenta. Devastante, certo, però... Oddio, no, no, no. No, bestia. Vedi, no, non è che hanno un effetto, lo stesso effetto su tutti. Sì, fa moderatamente male, dai. Ah, le blu hanno rinunciato a una bella fetta di territorio. Già finito? Ok. Però ragazzi, scusate, io non voglio fare il paraculo, però guardate un attimo il counter delle munizioni. Adesso premo R per la ricarica e si ricarica. Io non so, è partito con il bug questa cosa e il bug persiste. Cioè, praticamente io ho delle munizioni infinite. Giocare in modalità folle con le munizioni infinite non era esattamente quello che immaginavo. Ehi, 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 stai indietro. Siamo arrivati prima noi. Saccheggiatore. Ehi, te l'ho già detto. Abbiamo trovato noi questa roba. È nostra. Ah, lasciamo perdere. Qui c'è solo robaccia. Questo posto è peggio del precedente. Cosa stai facendo qui dentro? Hai ucciso tu quel Turian? Cosa? Il tizio per terra? No, ci ha pensato l'epidemia. Stiamo solo facendo l'inventario di tutti i suoi averi. Rubare ai morti è una cosa indecente. Che problema c'è? Tanto loro non potranno accorgersi di nulla. Stiamo solo mostrando un po' di spirito d'iniziativa. L'epidemia non ha effetto sugli umani, quindi tanto vale approfittarne. Cioè, capito. Tanto sarebbero i Vorcia e i Sole Blu a prendersi tutto, se non lo facessimo noi. Meglio noi che loro, no? Basta, saccheggi. Oppure cosa? Vuoi spararci addosso? Ho ucciso per molto meno. Non credo stia scherzando, amico. Ehi, aspetta un secondo. Non occorre usare le maniere forti. Non lo faremo più, ok? Volevamo solo guadagnare qualcosa. Non meritiamo di morire per questo. La smettiamo, te lo giuro. Dobbiamo andare. Ah, certo. Noi resteremo qui a riposarci per un po'. Tranquillo, abbiamo capito. Non ruberemo nulla. Ah, meglio per voi, se no ritorno e vi smitraglio le chiappe. Dunque, andiamo avanti. Te che fai impalato lì? Vabbè, non facciamoci domande. Zaid è mezzo fulminato. Ma da quel che mi ricordo, comunque sia, ce ne saranno altri. Cioè, ce ne sono sicuramente altri, però no, ora non mi ricordo bene dove.
Quantomeno non mi ricordo. Ah sì, di qua devo andare, mi stavo giusto perdendo. Apriti settimo. Ok. Clinica. Ci siamo quasi, ragazzi, ci stiamo avvicinando. Ah no, nel senso, ci siamo proprio, come non detto. Mi ricordavo una parte in cui si sparava molto di più. Una volta nella clinica c'è poco da scherzare, a meno che non voglia vedertela con quei mech. Nemici eliminati. Mordin è qui da qualche parte, va a parlargli, abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Mi dispiace, sono troppo occupata per fermarmi a parlare. Dovresti cercare Mordin. Ok. Allora, Mordin mi ha salvato la vita. Devo tutto quanto a lui. Sì, hanno abbastanza un'alta opinione di questo Mordin Solus. Mentre venivamo qui, abbiamo visto degli umani che saccheggiavano le case dei morti. Mi sono sentito male. Non mi rendevo conto di quanto andassero bene le cose prima della quarantena. Ora sento perfino la mancanza dei Sole Blu. Non credevo che in questa clinica ci fossero così tante persone della tua specie. Se l'avessi saputo prima, mentre venivamo qui, abbiamo visto degli umani. Ah sì, ok, lo ripeto all'infinito. Questa clinica è un rifugio. Se stai cercando guai, ti consiglio di andare al... No, tranquilla, non cerco guai. Allora, direi che è giunto il momento, finalmente, di fare la conoscenza di Mordin Solus, che sta lì. Però è sempre buona prassi, prima di parlare con un personaggio di interesse, esplorare l'area, perché ho appena raccattato un potenziamento utile. Ok, eccolo qua, Mordin Solus. Mordin, andiamo, monta sulla Normandy. Il professor Mordin Solus? Non riconosco di quest'area. Troppo bene armati per rifugiati. Nessuna uniforme mercenaria. Quarantena ancora attiva. Qui per qualcos'altro. Vorcia? Squadra per eliminarli? Improbabile. Vorcia solo sintomo, non causa. Taci! Epidemia? Verificare possibile uso come arma biologica? Per l'amor del cielo, respira! Sono venuto a cercarti, d'accordo? Sono il comandante Shepard. Ho una missione cruciale e mi serve il tuo aiuto. Missione? Quale missione? No, troppo occupato. Clinica a corto di personale. Diffusione epidemia troppo veloce. Chi mandato? Un'organizzazione umana segreta finanziata privatamente. Legata a epidemia? Non colpisce umani. Interesse umano centrico. Pochi gruppi umani mi conoscono. Equipaggiamento indica origine militare. Non standard di alleanza. Spettri non umani. Nazionalisti terrestri troppo instabili. Resta unica opzione. Cerberus inviato a te. Inaspettato. Sei davvero ben informato. Come ha fatto uno scienziato Salarian a sapere di Cerberus? Strade incrociate alcune volte. Pensavo lavorassero solo con umani. Perché richiedere aiuto Salarian? Sono in missione per fermare i collettori e ho bisogno del tuo aiuto. Collettori? Interessante. Epidemia che ha colpito bassifondi architettata. Collettori uno di pochi gruppi con tecnologia sufficiente. Nostri obiettivi simili. Ma prima fermare epidemia. Ho già cura. Bisogna diffondere in centro di controllo ambientale. Protetto da Vorcia. Bisogna ucciderli. Niente è mai semplice. Per una volta mi piacerebbe chiedere aiuto a qualcuno e sentirmi rispondere... Certo, andiamo subito. Senza problemi. Vivere è negoziare. Tutti vogliamo. Tutti diamo per ottenere cosa vogliamo. Che diavolo è stato? Vorcia, disattivato sistemi ambientali. Cercato di uccidere tutti. Necessaria riattivazione energia prima di soffocamento quartiere. Ecco, prendi cura di epidemia. Inoltre, bonus di buona fede. Arma di mercenari Sole Blu morti. Potrebbe tornare utile contro Vorcia. Altra cosa, Daniel, mio assistente, andato in territorio Vorcia. Cercava vittime, non tornato. Se lo vedo farò il possibile per aiutarlo. Grazie. Detto di non andare, ma lui furbo. Brillante futuro, spero. Andiamo alla centrale ambientale. Ok. Ancora non è portato il Carniflex, la pistola più potente. Cioè, una delle più potenti, comunque. Se metti nella seconda, andrà a utilizzare quest'arma. Ok, accetta. Bene, ragazzi, io direi che per il momento possiamo mettere in pausa qua. Il Mordin Solus l'abbiamo trovato. Raccattiamo un po' di oggetti utili. E praticamente nel prossimo episodio andremo a bloccare il sistema di ventilazione da cui...
da cui praticamente ha origine questa epidemia che viene messa in circolazione dalle ventole. E niente ragazzi, per questo episodio è tutto, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto vi ricordo ogni lunedì alle 14.30. Detto questo, non mi resta che augurarvi una buona giornata e alla prossima.